Ciao ragazzi, oggi vi parleremo degli insetti impollinatori. Partiamo però dall'inizio, il fiore. Il fiore ha un compito di produrre dei semi destinati a dar vita a nuove piante. La parte più bella ed appariscente del fiore si chiama corolla, composta dai petali. All'interno della corolla ci sono gli stami, filamenti sottili che termina con un rigonfiamento pieno di polline. Gli stami è l'organo maschile del fiore e il pistillo è l'organo femminile. L'impollinazione è un processo indispensabile per la riproduzione delle piante ed è il trasporto di polline dalla parte maschile a quella femminile del fiore ed è alla base della sopravvivenza stessa di molte specie sulla Terra. Ma che cos'è il polline? Beh, guardate un po'. Non è solo questa polverina che ci produce un'allergia nel periodo primaverile, ma il polline sono le cellule riproduttive maschili che si trovano sugli stami, che devono incontrare le cellule femminili per dar vita ad un nuovo seme. Il processo incomincia quando, dagli ovuli, si sviluppano i semi. I petali, che avevano il compito di attirare gli insetti, non servono più, così appassiscono e cadono. La parte centrale del fiore, l'ovario, che contiene i semi, inizia a gonfiarsi sempre di più. Cresce fino a diventare la polpa del frutto. Il frutto, infatti, è il completamento del ciclo vitale della pianta. Esistono diversi tipi di impollinazione. Per esempio, anemofila, dove la diffusione del polline avviene per mezzo del vento. Idrofila, quando il trasporto del polline avviene tramite l'acqua, molto diffusa e importante per le specie acquatiche. Zoofila, effettuata anche da piccoli animali, come per esempio un colibrì, che sfrutta il suo becco lungo e sottile per succhiare il nettare. Poi abbiamo quella entomofila. Wow, avviene su quelle piante che hanno fiori appariscenti, che richiamano gli insetti alla ricerca di nettare. Sono molti gli insetti attratti dai fiori, dal loro profumo e dal loro colore. Alcuni come per esempio i coleotteri, la cetonia dorata, le coccinelle, oppure i lepidotteri come le farfalle o gli imenotteri come le fantastiche api. Beh, va detto che il polline è davvero appiccicoso. Ma vediamo la giornata tipo di un'ape. L'ape si sveglia la mattina e va alla ricerca della sua colazione su un bellissimo fiore. E non fa altro che succhiare il nettare e riempirsi di polline. Ma non è ancora sazia, per cui va alla ricerca di un altro fiore, magari per mangiarsi un gelato o mangiarsi un bellissimo ghiacciolo. E si riempie di polline. Ma non è ancora sazia. Porta il suo polline e la sua fame su un altro fiore per bersi un bel drink. E non fa altro che riempirsi di polline e continuare a mangiare alla ricerca di fiori. Lascia il polline attaccato sui suoi peli di fiore in fiore. Per fortuna che siano così golosi le api. Perché grazie alle api che trasportano il polline di fiore in fiore, noi abbiamo la frutta e la verdura. Senza di loro, l'agricoltura non potrebbe esistere. Per questo sono così importanti gli insetti impollinatori. Senza api, non avremmo il cibo che noi mangiamo. Ecco qui che gli insetti impollinatori hanno un ruolo fondamentale nell'ecologia del mondo intero, poiché sono responsabili dell'impollinazione di oltre l'80% delle piante selvatiche e quindi della loro sopravvivenza. Ma la perdita di biodiversità e l'uso eccessivo di pesticidi in agricoltura sta causando l'estinzione delle api. E quindi la mancanza di cibo per noi in futuro. Per fortuna ci sono delle persone che si prendono cura delle api e sono degli apicoltori, che in cambio di protezione raccolgono un po' di miele prodotto dalle api. Prendendosi cura di questo straordinario insetto, forse avremo un futuro migliore. Eccoci ragazzi, di nuovo con il nostro laboratorio. Ho un vaso di terra. Che voglio fare? Insieme alle mie bustine che ho comprato di fiori vari, voglio piantare tanti fiori nel mio giardino. E questo è l'invito che vi facciamo, di seminare in questi vasini di terra che potete avere a casa tanti semini diversi. Proprio così, poi ci ricopriamo con un pochino di terra in modo che vengano ricoperti e innaffiamo con un po' d'acqua. Ecco qui, sarà molto semplice dar vita al nostro bellissimo giardino degli impollinatori.
Buon lavoro, ragazzi! Più fiori per le api!